Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi e benvenuti nella Lapponia finlandese. Siamo qui alla Pukka Resort. È una giornata meravigliosa. Ieri abbiamo visto l'aurora boreale, è stato stupendo. Speriamo di vederla anche oggi, ma non mi dilungo troppo perché poi vi parlerò di più nel vlog che filmerò domani. Oggi voglio assolutamente farvi il nostro room tour, ovvero piccolo tour della nostra casetta, perché più che una stanza è una casetta qui in Lapponia. Questa è la zona, ci sono tantissime casette, queste sulla parte sinistra sono più piccoline, mentre queste appunto sulla destra sono appunto più grandi, hanno due piani. Questa è la nostra, adesso entriamo, vi faccio vedere tutto. La figata, potete già vedere che il tetto è fatto interamente di vetro, quindi la sera si vedono le stelle e l'aurora boreale, è meraviglioso. Comunque sì, come potete vedere di neve ce n'è veramente veramente tantissima. Lì c'è un'altra tipologia ancora di stanze, è veramente bellissimo qui ragazzi, cioè è un sogno. Ma sì, iniziamo, entriamo e vi faccio il tour completo che vi ho fatto anche su Instagram, nei reel, su TikTok, però ovviamente lì sono video brevi, qui invece posso farvi vedere tutto 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 nello specifico. Questa cosa figata è per pulirsi le scarpe, non so se la stiamo utilizzando correttamente, ma praticamente passi le scarpe qui al centro di queste spazzole e le pulisci prima di entrare in casa in questo modo. La nostra stanza è la 611, molto carina l'entrata con questo lampioncino, questa è la porta e questo è il nome del resort, eccolo così lo vedete meglio, si chiama Pukka Resort. Vi lascerò comunque anche giù nel box informazioni il link diretto al sito così potete dare un'occhiatina. Entriamo e questa è la nostra vista. Quando apriamo la porta, questo è quello che vediamo. Quindi ci lasciamo alle spalle la porta d'entrata, che è questa. Subito appena entrati sulla sinistra c'è, molto utile, uno specchio. E sulla nostra destra invece all'entrata troviamo questo armadio. Allora, che è diviso in due parti, qui vabbè abbiamo le nostre scarpe da tennis, qui ci sono i nostri giubbotti, che sono molto orgogliosa del mio acquisto da Prada, vi devo dire che tiene molto caldo, qui siamo a meno 15 ragazzi, ma adoro perché è super super caldo, è impermeabile e il colore secondo me è bellissimo. Da quest'altra parte dell'armadio invece ci sono, vabbè, cuscini, piumoni extra, e qui ci sono le borsette che invece ho portato per questo viaggio. Ho portato le due Jacquemus, quella piccolina minuscola, ma tanto qui per andare in giro non è che mi serva tantissimo, quindi ci sta. E poi ho portato invece quella più grande, che è uno degli ultimi acquisti che ho fatto. E poi ho portato due chanelline, questa piccolina che è fatta in patent leather, di questa pelle appunto lucida, ma è ottima perché è anche in realtà impermeabile. E poi ho portato questa, l'ho utilizzata tra l'altro durante il viaggio, ho portato la mia camera bag, anche questa è un acquisto abbastanza nuovo appunto di Chanel, molto carina, pastellosa. Qua sopra vabbè c'è il mio beauty case vuoto, cappellino, guanti, occhiali da sole, perché qui con il sole che c'è veramente è accecante, specialmente se avete gli occhi chiari, cioè io sono ciecata. E poi vabbè qui c'è il phon, che però è sempre utile far vedere in questi video perché è sempre utile sapere che c'è negli hotel, nei resort in cui andiamo, quindi c'è anche il phon. E poi con l'entrata alle nostre spalle qui appunto c'è l'armadio che abbiamo appena visto, e questa è la vista, quello che ci troviamo davanti quando entriamo. Come potete vedere lo stile è appunto molto rustico, non so esattamente come chiamarlo, molto da montagna, insomma, è la cosa che più ci piace, cioè tra le cose che più ci fanno impazzire è il caminetto, che meraviglia. Poi proseguiamo dall'entrata, qui subito sulla destra c'è
il bagno, che adesso vi faccio vedere. Eccolo qua. Allora, c'è questo specchio molto molto grande e poi qui abbiamo il lavandino con tutti i nostri prodottini, nostre cosine, e qui c'è il dispenser del sapone, asciugamani, a mucchina. Da questa parte c'è la doccia, che come potete vedere è molto grande e molto molto moderna. Qui c'è il WC, questo è il tetto tutto in legno, e poi appunto lasciamo il bagno alla nostra destra. Avete visto il caminetto, e qui ci sono le scale che portano al secondo piano, che vi faccio vedere dopo. E poi arrivando da questa parte abbiamo il tavolo, abbastanza spazioso, devo dire molto grande, con 4 sedie, con cuscini. E poi di là, come potete vedere, c'è la cucina, che vi devo dire è piccolina, ma ci sono un sacco di cose, c'è tutto l'indispensabile, anche il forno a microonde. Tra l'altro qui ci sono tè, bustine di tè, cioccolata. Questa cioccolata, ragazzi, è buonissima, ma veramente fantastica. E poi appunto ci sono bustine di tè e il caffè per la colazione. Poi qui abbiamo la macchinetta del caffè, che è tipo il caffè americano. Quante volte abbiamo visto questa nei film americani, ragazzi? Cioè, sempre, anche se da noi praticamente non si usa. E qui abbiamo invece il bollitore. Da notare comunque sul muro che questo disegno è molto bello e rappresenta un lupo, perché di primo acchito può sembrare tipo solo una macchia fatta come il murales, insomma, però in realtà è un lupo. E poi qui abbiamo il piano cottura e il lavandino. C'è anche un sacco di spazio, devo dire, per appunto varie stoviglie, posate, eccetera eccetera, tutto cosina che abbiamo già trovato qui, quindi appunto c'è tutto l'occorrente davvero. Qui appunto c'è il nostro tavolino, la vista è bellissima se ci affacciamo. Poi dall'altra parte qui appunto c'è il tavolino, sulla nostra sinistra la cucina, e poi qui c'è un'altra zona relax con 2 poltroncine molto comode, un tavolino e sempre la nostra vista stupenda, cioè è un sogno. Quindi da un'altra prospettiva possiamo vedere la nostra casetta. Eccola qua, lì naturalmente c'è l'entrata, il bagno e qui la zona con le poltroncine. Là dietro ci sono le nostre valigie che abbiamo lasciato qui, perché appunto portarle su sono pesantissime, quindi non era tanto fattibile. E adesso vi faccio vedere il piano superiore, insomma c'è soltanto la zona letto, quindi saliamo le scale e vediamo assieme. Ed eccoci qua arrivati al secondo piano, appunto c'è soltanto la zona letto piccolino, c'è un piccolo corridoio qui, un po' di spazio, e poi arriviamo subito al letto, anche qui molto caratteristico. Lì c'è anche un po' di spazio, ci abbiamo messo il tavolino con le prese, carichiamo i cellulari. Ma la cosa più bella di tutte, ragazzi, che già vi ho anticipato, sta qua sopra, perché ragazzi, guardate che meraviglia, il tetto è fatto completamente in vetro e la sera prima di andare a dormire guardi le stelle, è bellissimo. Ma non solo, se sei fortunato c'è l'aurora boreale, vedi l'aurora boreale dal letto, è stupendo. Ma vi posso garantire che anche solo vedere le stelle qui è uno spettacolo pazzesco. Forse un paio di volte nella mia vita sono riuscita a vederle così bene come qua, è meraviglioso. Quindi sì, fantastico, adoro.
lì abbiamo preso le mascherine per dormire perché siamo a inizio marzo e qui già le giornate si sono allungate molto, quindi la mattina ti sveglia la luce, quindi appunto sono andata a prendere le mascherine. E questo sì ragazzi, questa è la zona notte con questa meraviglia. E questo è quanto, mia family, per il room tour, tour della nostra casetta qui nella Lapponia finlandese. Spero vi sia piaciuto, vi mando un bacio gigantesco, stay tuned per i prossimi vlog che filmerò da qui. Bacio grande, come al solito siete pronti per il nostro abbraccio, venite qua che vi abbraccio forte forte forte. E io vi aspetto al prossimo video, ciao!